Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi voglio fare un video haul dei miei ultimi acquisti in ambito artistico. Come molti di voi ben sapranno, soprattutto quelli che mi seguono già da un paio di anni, sanno che io sono un'illustratrice. A me mi piace molto dipingere e disegnare, è la mia attività principale e oggi volevo condividere con voi i miei ultimi acquisti per la pittura ad olio. Allora, in questo weekend ho fatto degli acquisti che ora vi farò vedere. Intanto voglio salutare tutti i miei nuovi iscritti, gli iscritti di sempre. Mi raccomando, se i video vi piacciono, condividete, commentate, mettete like, se avete qualcosa da chiedermi, chiedetemelo pure. Adesso vi faccio vedere intanto quello che ho acquistato, ok? Allora, prima di tutto ho acquistato un set di tele che era in offerta. Questo set di tele era un set da 3 tele, 40x50, e l'ho pagato 17 euro. L'ho preso in un negozio di belle arti della mia città dove vivo. Adesso ve lo faccio vedere. È questo qua. Allora, questo set di 3 tele, 40x50. La grana del cotone è media, io di solito uso queste tele per dipingere, mi sono sempre trovata molto bene perché è una marca che uso da parecchi anni e ve la consiglio. Vi sono vari formati, anche cartoni telati e ecco, una via di mezzo, non è né costosissima né troppo economica e comunque è fatta in Italia, quindi questo anche è una cosa buona se vieni in Italia. Un altro acquisto che ho fatto sempre in questi giorni è stato il gesso acrilico della Memery in tubetto. Adesso ve lo faccio vedere. È questo qua. Allora, questo è un tubetto di gesso acrilico bianco di 200 mm. Serve praticamente per l'imprimitura delle tele, quindi per la preparazione delle tele. Non è coprente, quindi se cercate qualcosa di coprente non ve lo consiglio questo. Io comunque mi trovo bene perché per dare un effetto più liscio alla tela, quindi va benissimo. E niente, quindi poi trovate i vari tubetti di vario formato, sempre della Memery. Comunque questo qua, ecco qua, il 693 della Memery gesso acrilico. Ve lo consiglio perché io con i prodotti della Memery mi trovo molto bene. Poi, sempre acquisti. Al tubetto l'ho pagato 4,50. Questi sono dei pennelli, sintetici, quindi non è che sono costosissimi. Sono dei pennelli a punta sottile. Io li uso tanto questi tipi di pennelli quando vado a fare i dettagli. Quindi, essendo che spesso io, come molti di voi sapranno, i miei quadri sono abbastanza dettagliati, di questi io ne uso tantissimi. Quindi questi qua sono della Pebeo, mi sembra, è una marca che trovate anche su Amazon. Li ho pagati questi qui 4 euro, più o meno 3,90 euro, quindi va bene, sono pennelli comunque da battaglia, quindi va benissimo. Poi, sempre della Maimeri, ho comprato questa vernice finale brillante per pittura d'olio. Questa qui io l'ho presa per questo quadro che sto per finire. Questa qui è una vernice brillante, ma ci sono vari altri tipi di vernici, ci sono quelli invecchianti, quelli essiccanti, ce ne sono vari tipi di medium. Io ve lo consiglio perché comunque la Maimeri fa dei prodotti buoni e io quasi sempre uso prodotti della Maimeri, mi sono sempre trovata bene. Poi, un altro acquisto che ho fatto, questo è Acquaragia, un barattolone da 1 litro. Questa qui io la uso tantissimo e questa qui è ottima perché non ha odore. Quindi, se lavorate in ambienti chiusi, questa qui è ideale perché se comprate quell'altra, che trovate magari, non so, anche in negozi tipo Bricomer, queste cose così, hanno un odore più forte ed è abbastanza fastidioso se si lavora in un ambiente chiuso. Quindi questa è dearomatizzata, perfetta, quindi se volete anche lasciare il barattolo aperto mentre dipingete non ci sono problemi perché questa non fa odore. Questa più o meno l'ho pagata anche questa sui 5 euro e
la uso sia per pulire i pennelli, la tavolozza, eccetera, eccetera. Ok, questi sono stati i miei piccoli acquisti di questo fine settimana. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete qualche richiesta da fare di altri video, fatemelo sapere, scrivetemi pure su Instagram in direct oppure su Facebook, mettete like alla pagina, mi raccomando. Se volete andare a dare un'occhiata ai miei lavori, ne sarei molto molto contenta. Vi saluto, vi mando un bacione, ciao e alla prossima!